altro importante riconoscimento per l'Isis Facchinetti di Castellanza. Sì, con il gruppo Aurat abbiamo automatizzato un calcio balilla e a Parma ci siamo aggiudicati il secondo posto alla Balluff Welcome to Automation, dove i ragazzi hanno presentato un calcio balilla fatto per disabili, disabilità degli arti superiori, insieme alla Federazione Paralimpica Nazionale Calcio Balilla, che ci ha regalato un calcetto su cui poter sperimentare e lavorare. Abbiamo costruito un'automazione, praticamente grazie ad una fotocamera rileviamo il piede di un giocatore diciamo che possa avere delle problematiche agli arti superiori, e in relazione a quanto tempo ci mette, quindi alla velocità del piede, noi gli facciamo muovere dei motori che vanno poi a muovere la stecca del calcio balilla. Quindi una persona può giocarci alla velocità normale di un giocatore che possa usare le braccia. Complimenti, e adesso si vola in Croazia. Esattamente, andremo in Croazia per fare l'europeo della RoboCup Junior on stage. Praticamente i ragazzi si sono giudicati il secondo posto al nazionale e di diritto, quindi vanno all'europeo presentando un piccolo spettacolo di teatro in cui abbiamo 3 intelligenze artificiali, 2 costruite da loro e una già diciamo presente sul mercato, e con queste guidano un elefantino in uno spettacolo in cui raccoglie oggetti, fa finta di lavarsi i denti e appoggia precisamente nel bicchierino lo spazzolino. Uno spettacolo per bambini insieme anche ad un piccolo giocoliere che grazie alla matematica e alla fisica in questo caso lancia delle palline centrando dei canestri praticamente. Poi c'è il sogno dello sport per tutti. Esatto, l'idea è quella praticamente di portare avanti questi due lavori, quello con cui abbiamo vinto, diciamo, abbiamo fatto il terzo posto al premio Lombardia Ricerca, che è quindi il triathlon per non vedenti. Magari unito anche a questo del calcio balilla, sarebbe carino riuscire a portare avanti questi progetti, a trasformarli magari in corsa e tiro con l'arco per non vedenti, utilizzando questa tecnologia, che poi alla fine è sempre la stessa del calcio balilla, è quella di utilizzare una fotocamera, rilevare ostacoli, tragitti, piuttosto che obiettivi, e con questi guidare il non vedente attraverso suoni e vibrazioni per poter colpire l'oggetto, seguire il percorso. La cosa interessante è l'inclusività, sta anche nel fatto che i ragazzi potrebbero fare scienze motorie insieme, vedenti e non vedenti, utilizzando lo stesso prodotto. Cosa sarà la cosa bella? Che chi già ci vede creerà un suo nuovo senso, perché sarà bendato e dovrà utilizzare lo stesso strumento che utilizzeranno i non vedenti.